Allora, come promesso, vi faccio vedere Milù e l'ho fatta sterilizzare ieri mattina e ieri non ce l'ho fatta a fare il video perché stava veramente distrutta, nel senso che ha dormito praticamente tutto il giorno e faceva veramente fatica a camminare, e tant'è che poi per andare a fare la pipì nella lettiera ha pure vomitato, si vede che è andata troppo di corsa e gli ha girato la testolina. Comunque sta bene, oggi ha mangiato, ha bevuto, ha fatto pipì, gli rimane solo da fare la cacca, ma dato che ha mangiato pochissimo, aspettiamo ancora un giorno. E il veterinario è stato molto molto bravo, praticamente la cicatrice neanche si vede adesso. Qui, vabbè, qui alla zampina gli ha levato il pelo perché penso che gli abbia fatto la flebo, qui vedete da questa parte. Milu. E lei è rimasta dolcissima, nel senso quando stava male, che gli tirava un po' la testa, cercava tantissime coccole, mi veniva sopra, quindi è veramente fantastica. Adesso c'è un pezzo di erba gatta che si è incastrata nella cinghia della fotocamera. Però la cinghia me la devi dare, eh. E adesso vediamo se si vede sotto il pancino, che è tutto rasato. Non so se si vede, sì. Allora, questa qui è la cicatrice che mi lo ha sulla pancia. Alzo un pochino il pelo. C'è solamente una parte più arrossata, ma penso perché si sia leccata. Infatti si sta leccando. No, Miluli, no. Però ecco, non credo che ci siano problemi. Milu, non ti devi leccare. E nulla, gli ho levato il tiragraffi perché avevo paura che saltando si potesse far male. E dato che ieri neanche riusciva ad alzarsi su due zampine e quindi a toccare il tiragraffi, gliel'ho levato. Gli ho lasciato solamente questo qui. Però vi posso dire che stamattina già è riuscita ad arrivare qua sopra e a scendere, non so come, perché stavo di là e me la sono ritrovata sopra. E scorrazza, nel senso fa 2 metri di corsetta con la coda dritta, però per il resto è molto tranquilla, come potete vedere anche dal video. E poi penso che farò un video tra qualche giorno con gli ultimi aggiornamenti, nel senso vi faccio vedere un attimo come va la ferita e come reagisce lei, insomma. E comunque penso che sia ancora un po' rincitrullita dall'antibiotico. E forse l'anestesia la deve ancora finire di smaltire perché sta abbastanza tranquilla. Però pensavo peggio, insomma, si è ripresa subito. E ne approfitto anche per farvi vedere l'erba gatta che ho preso dal sito ZooPlus. Questa qui, la confezione era fatta proprio in questo modo, con questa vaschetta bianca e i semini già messi all'interno. Ci ho messo solamente mezzo litro d'acqua, mi pare, ed in 6-7 giorni ecco qui il risultato. Milù un po' se la smangiucchia, un po' ci gioca, un po' è incuriosita e nulla, quindi ne approfitto per farvi vedere anche l'erba gatta. E nulla, se avete qualche consiglio da darmi sulla convalescenza di Milù, ecco perfetto, adesso va a bere, e scrivetemi un commentino qui sotto. E quindi se dovete darmi qualche consiglio, suggerimento, io ho messo anche la lettiera qui per non farla andare in bagno perché ho paura che mi salta sul bidet, sul water e sulla lavatrice, quindi magari scivola o altro, quindi le ho messo tutta a portata di mano qui. Ah, vi faccio vedere anche dove dorme qui, vabbè, qua ci sono sempre ciotoline e l'acqua, l'altra acqua gliel'ho messa qui, questa gliel'ho aperta perché ci sono io, però è la porta del bagno che la tengo chiusa quando vado via. E ieri si è messa a dormire qui, che praticamente è il lettino del tiragraffi, e poi qui le ho lasciato il tubo. Ovviamente ieri stava qui con questa porta chiusa e quindi stava anche abbastanza al buio, ecco. Milullu. E nulla, quindi Milù vi saluta, vi saluto anch'io e ci sentiamo al prossimo video.